Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Questa domenica è chiamata la Domenica Letare perché ci viene chiesto di rallegrarci perché la Pasqua è vicina. Gli stolti impostano dei sorrisi falsi per rallegrarsi. Ma chi spera nel Signore trae il vanto della propria fede, del proprio affidamento nella fedeltà che Dio sicuramente opererà. E noi aspettiamo la Pasqua così, cari fratelli. Aspettiamo perché una Pasqua sarà proprio quella della nostra redenzione definitiva. Entriamo insieme in questo mistero lasciandoci guidare un po' dalla parola di oggi, che va un po' aperta, insomma, non è tanto chiara. La prima lettura, se l'avete capito, è il momento in cui si dichiara la fine dell'esilio a Babilonia dopo i peccati di questo popolo e la possibilità di tornare a ricostruire il Tempio, proclamata da chi? Da un profeta? No, non l'avrebbero ascoltato. Da un santo? Non l'avrebbero accolto. Questo ritorno è operato da un re persiano, Ciro, che non è dunque neanche del popolo di Israele. Questo perché noi impariamo a non giudicare gli aiuti che vengono da altrove. E dice, come dice questo brano del secondo libro delle cronache, l'ultima parte del libro delle cronache, dice che Gerusalemme, che questo popolo aveva dovuto scontare 70 anni per i sabati che non aveva osservato, cioè per quella legge del sabato alla quale era stato infedele. Dopo questi 70 anni, finalmente, per bocca di Ciro, questo popolo può tornare. E dimmi un po', ti ricordi quando Pietro domanda a Gesù quante volte bisogna perdonare? 70 volte, come è successo a questo popolo? Come Dio ha fatto con questo popolo? E Gesù che cosa dice? No, 70 volte 7, fatti i conti, sono 490 anni. 490 anni che intercorrono dal ritorno di questo popolo nella terra promessa, cioè a Gerusalemme, dalla cattività babilonese, gli anni che passano perché finalmente Dio intervenga di nuovo. Stavolta però non sarà Ciro a dire di ricostruire il Tempio, ma Dio manderà il suo figlio a ricostruire il Tempio, quel Tempio che tuttavia cercheranno di distruggere e dopo 3 giorni risorgerà. Capisci che mistero è racchiuso in queste parole? Come è possibile attraverso questa chiave interpretativa vedere la presenza del Figlio di Dio in ogni luogo? Ma anche il Vangelo ci riporta a una memoria antica tratta dal libro dei Numeri, quando, siccome Israele mormorava contro Dio e contro Mosè, puoi riconoscerti, sai, in questa mormorazione, perché pure noi di questo pecchiamo spesso e volentieri. Quando mormorò contro Dio e contro Mosè,
I serpenti velenosi vennero a punire questo popolo, mettendo la discordia gli uni tra gli altri. Sai, non c'è bisogno che venga un animale velenoso. Il veleno lo viviamo noi quando mormoriamo gli uni contro gli altri. Quando rendiamo la vita dell'altro sempre più angosciata, sempre più pesante. E dice qua Gesù a Nicodemo, che era andato a trovarlo di notte perché era curioso di sapere se fosse veramente lui il figlio di Dio. C'era andato di notte perché di notte era abituato ad interpretare una parola che non comprendeva. Gesù invece gli apre le vie della luce, dicendo a Nicodemo: ti ricordi, Nicodemo, che cosa era successo a quel tempo con le mormorazioni? Innalzarono un serpente nel deserto, un serpente di bronzo. Chi lo guardava guariva. Era una figura, era una forma. Adesso sarà innalzato un nuovo serpente che ha il potere di guarire le tue ferite, le ferite di tutto questo popolo, anche quando queste ferite sono provocate dall'odio tra fratelli. Chi guarderà lui, chi guarderà al Cristo innalzato sulla croce, costui guarirà. E perché guarirà? Perché vedrà che il giudizio di Dio, la sua giustizia, non si è riversata a discapito dei suoi figli che hanno peccato, ma a discapito del suo figlio che non ha commesso nessuna colpa. Allora tu dirai: ma se Dio ha trattato così il suo figlio per me, ma quanto valgo io per lui? E guarda, te lo dico. Questo è l'unico motivo che può portarti alla conversione. Non la paura della condanna, né la paura dell'inferno, né tutte le altre condizionamenti che ti passano per la mente. L'unica cosa che può convincerti è l'amore di Dio per te, un amore di Dio siglato dalla morte del suo figlio in croce. Se tu aprissi il tuo cuore a questo mistero e lo guardassi per come è, allora capiresti che Dio non ti sta inseguendo per metterti in difficoltà, che non gode del tuo dolore, della tua oppressione, delle condizioni in cui vivi in questo momento. Semmai ti mostra come egli ha fatto giustizia, preferendo te al suo figlio. Ma lo puoi credere questo? Ma puoi aderire a questo? Io ti dico che se aderisci con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze a questa manifestazione dell'amore di Dio, non avrai più paura neanche del tuo prossimo, neanche di chi cerca di farti del male, di chi ti ha giudicato e ti ha ritenuto indegno, di chi ti mette sempre ostacoli davanti ai piedi perché tu cada e mormori contro qualcuno. Questo non è più possibile nella legge di Dio. Allora dimmi, caro mio, se le cose stanno così, che cosa possiamo aspettarci dal futuro assoluto, cioè dal momento definitivo in cui finalmente Dio verrà a incontrarci di nuovo, mandandoci di nuovo il suo figlio? I menagrami di questo mondo pensano che quando colui ritornerà farà man bassa di tutto, ci metterà tutti in difficoltà. Tu ti sei messo paura e ti sei nascosto come Adamo all'inizio, dopo che ha peccato. Se invece questa parola ti dice che Dio, quando manderà il suo figlio, non lo manderà per giudicarti, ma per salvarti, come l'ha mandato la prima volta, anzi per versare quello che manca alla tua conversione, perché tutto sia compiuto, tutto sia pieno, tutto finalmente sia secondo il disegno di Dio. Guarda che Gesù non è venuto a operare una redenzione metà e metà, tre quarti e tre quarti, come diceva Fontamara. Gesù è venuto a realizzare una salvezza piena, compiuta. Dunque, quel giudizio giungerà quando tutti gli uomini avranno ricapitolato la propria volontà, il proprio desiderio, nella volontà e nel desiderio del Figlio di Dio. Si può aspettare dunque il suo ritorno con gioia. E questo è il messaggio di questa domenica. Rallegratevi non perché tra poco apriamo l'uovo di Pasqua, perché è arrivata. Rallegratevi perché quando il Signore verrà a fare una giustizia che non ci metterà in imbarazzo, che non ci recherà vergogna, ma
ma esalterà quello spirito che egli ha posto al centro della nostra vita e che in ogni momento tu te ne sei accorto chissà quante volte, grida, grida con gemiti inesprimibili. Sforzati una volta sola di dare a questi gemiti il suono che Dio stesso ha pensato, perché tu lo possa chiamare Padre, e non più Padre tuo solamente, ma Padre nostro, un Padre che ci ha salvati dalla morte, ci ha chiamati alla sua ammirabile luce. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, ci hai usato misericordia, perdonando i nostri peccati. Hai tolto dal nostro volto l'umiliazione e la vergogna che quella carne che pensava di aver sottoposto a sé lo Spirito ha recato alla nostra vita. Tu però ci hai rialzati dalla morte, ci hai liberati da ogni pericolo. Ora degnati di venire in soccorso alla nostra debolezza. Tu che ascolti la preghiera, degnati anche di esaudirla. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Ti preghiamo, Padre Santo, per il Papa e per tutta la Chiesa. Hai scelto la tua sposa perché, non perché giudicasse gli uomini, ma perché indirizzasse tutti i tuoi figli verso la pienezza della redenzione. Per questa Chiesa chiama pastori secondo il tuo cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche noi non siamo stati testimoni autentici e veritieri della grazia che tu ci hai riservato. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo. Fa che questa Pasqua sia per noi il motivo della nostra redenzione totale. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti i tuoi figli che sono in difficoltà in questo tempo, a causa della guerra, della paura, quelli che sono schiavi del risentimento e del rancore. Guariscili profondamente, o Signore, che non turbino più il tuo popolo. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu li conosci, sai quali desideri portano nel cuore e anche quali timori. Guariscili dal maligno, da ogni maleficio. Fa che abiti nel loro cuore la speranza di essere redenti. Donagli la gioia per i giorni di afflizione che hanno vissuto. Mettili al riparo da ogni male. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce,
perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Qualche volta l'estate, quando guardiamo il cielo stellato, ci meraviglia molto vedere tanta bellezza. E non ci soffermiamo né sulla natura né sulle relazioni tra le stelle che compaiono nella nostra costellazione. Così è davanti alla Sacra Scrittura, alla parola che ascoltiamo. Chissà cosa ci è rimasto in testa di questa prima lettura del secondo libro delle Cronache. È importante perché in quell'occasione Israele poté ritornare dopo 70 anni di cattività babilonese finalmente nella sua terra e ricostruire il Tempio. Un prodigio. Beh, dice il libro delle Cronache che erano andati là a scontare 70 anni per i sabati che non avevano osservato. Il sabato, compimento della settimana, misura del compimento del tempo. Dal 587 al 517 questa gente era rimasta a Babilonia e tutto quello che possedevano a Gerusalemme era stato pressoché distrutto. Sicuramente il Tempio, sicuramente i suoi arredi, come dice anche questo brano. E chi riporterà questo popolo a casa? Chi è che permetterà? Chi? Quale grande condottiero o profeta, se vuoi, riporterà a casa questa gente? Beh, ce le riporterà Ciro, re di Persia, che non è manco un ebreo, che non gli importava niente delle cose che riguardava questo popolo. Per meri calcoli politici e personali, Ciro decide di farli ritornare a casa e anzi di caricarli d'oro perché possano ricostruire il loro culto, la loro memoria, eccetera. Finché non abbiano scontato i loro sabati. Beh, pensate un po'. Dopo il ritorno di questo popolo in Israele, ti ricordi quella parola abbiamo vista qualche giorno fa, quando Pietro domanda a Gesù: quante volte dobbiamo perdonare al nostro prossimo? 70 volte? 70 volte, come il compimento di questi anni del popolo di Israele a Babilonia. No, piuttosto 70 volte 7. Fatti due calcoli. 490 anni. 490 anni da attendere perché finalmente questo perdono sia compiuto. E sai che è successo presso a poco 490 anni dopo il ritorno di quella gente in Israele e a Gerusalemme? Questo ti mancava forse di saperlo, che il Verbo si incarna in mezzo a noi. Dunque un perdono e una restituzione della terra per mano di Ciro al tempo del ritorno da Babilonia. Un ritorno nella relazione con Dio come figli, con l'incarnazione del Verbo. Ora dimmi, cristiano, se hai capito queste due cose, che come vedi non è che sono molto difficili, solo non le sapevi. Che cosa succederà alla fine di questa attesa? Che cosa aspetteremo dopo questo tempo in cui qualche volta ci siamo interessati, qualche volta no? Abbiamo scambiato una devozione così, del cuore con la grande speranza che il Verbo ritorni a stare in mezzo a noi. Come verrà? Come te l'immagini? Come te l'aspetti? Qualcuno ti ha convinto che devi aver paura perché quando tornerà sarà più arrabbiato di quando non è stato mai arrabbiato. Non ti ha mai giudicato. Non ti ha messo mai in difficoltà, diceva anche questo Vangelo che abbiamo ascoltato, il figlio di Dio non è venuto per giudicare il mondo, ma per salvarlo. E se dunque è venuto per salvarlo, perché dovrebbe tornare per schiacciarlo? Solo i menagrami e gli uccelli del malaugurio di questa generazione, qualche volta si sentono pure super cristiani, possono pensare a qualcosa del genere. Non verrà egli piuttosto a portare a compimento quello che manca? Non ci darà semmai tutto quello che non siamo riusciti a costruire. L'incontro con lui definitivo sarà un incontro che ci metterà in imbarazzo o sarà il frutto di un compimento della storia? Se lui, come il serpente di bronzo innalzato nel deserto, come dice Gesù a Nicodemo quella sera, quella notte in cui quest'uomo è andato a trovarlo, se lui, come il serpente di bronzo, deve essere innalzato e guardando lui tutti hanno la certezza di essere perdonati e riconciliati
perché mai dovremmo intessere nella tela della storia il ricamo sbagliato delle nostre paure, dei nostri imbarazzi? Il mondo con la paura non si convertirà, ci guarderà e ci chiamerà ipocriti, perché abbiamo educato con la paura quello che noi non siamo riusciti a fare per amore. Con l'amore invece questo mondo comprenderà che c'è un segreto nascosto destinato ad aprirsi al tempo opportuno. Quel segreto è la venuta del Figlio come il pastore buono che prende le sue pecore e le riporta a casa, a ricostruire un tempio, sì, questa volta un tempio vero, non quello fatto da mani d'uomo, quello di pietra che ogni guerra butta giù, ma un tempio della speranza e della vita eterna, quel tempio di cui il tuo cuore, come diceva il Salmo stasera, il tuo cuore ha desiderio e quasi nostalgia, pure se non l'ha mai visto. Pensa tu che prodigio. Dio ha pensato di mettere al centro della tua vita la nostalgia per quello che non hai mai visto. Una sorpresa, un paradosso. Eppure è così. Tu anneli verso quella realtà e Dio la compirà in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Padre Santo e misericordioso, sempre pieghi la storia perché il tempio della tua gloria sia edificato. Questa volta, nella sorte degli uomini, tu hai posto il centro della tua attenzione e dall'incarnazione del Verbo e dalla Pentecoste dello Spirito Santo, ogni giorno tu edifichi in noi il tempio, quell'autentico ed eterno. Fa che possiamo aderire a questo progetto con tutta la nostra vita. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Difendila dai detrattori, da quelli che vogliono il male dei tuoi figli. A questa tua sposa dona pastori secondo il tuo cuore, perché sia rinnovata in profondità. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, dacci la possibilità di rimediare in questo tempo a quelle colpe che abbiamo commesso contro la testimonianza, per le cose che abbiamo fatto e che hanno offeso il tuo cuore, per tutto quello che pesa e grava sulla nostra coscienza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che soccombono in questo tempo di guerra e di morte. Frena la mano degli uomini violenti, di quelli che amano il potere e non ne conoscono la forza distruttrice. A noi invece dona la speranza di poter vedere un mondo veramente rinnovato. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Guarisci quelli che stanno male. Metti a riparo dalle seduzioni del maligno tutti quelli che soccombono. Perdona i tuoi figli per i peccati che hanno commesso, dagli loro la possibilità di emendarsi. Custodiscili da ogni seduzione, te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Sotto un presidium confugimus, Santa Dei Genitris, nostras deprecationes, medespicias in necessitatibus. Sed a periculis cuntis, libera nos semper.